si pensa, ah, come faccio a far leggere il mio adolescente o la mia adolescente? È una cosa che quando me la chiedono cerco sempre di rispondere con grande buonsenso. Cosa interessa a questa ragazza? Cosa interessa a questo bambino o a questa bambina? È molto probabile che là fuori ci sia un prodotto editoriale che magari ti sembra non particolarmente ricco o che fungerà da pietra angolare per la formazione culturale futura, però è un punto di ingresso. Dobbiamo essere felici di avere dei lettori che partono da punti estremamente diversi e poi faranno il loro cammino di lettori, che spero sia lungo. Questa cosa di la cultura altissima e la cultura bassa, secondo me, è una roba che ci dobbiamo finalmente lasciare alle spalle.